Ciao a tutti, amici italiani in Italia e all'estero. Fabrizio Ciancio, il fondatore della radio italiana in Florida, la radio del buon senso. E sempre più spesso pensiamo: dove è finita Lisa? Che è un po' che non facciamo un bel programma. E quindi vi presento un'altra volta Lisa. Ehi, ciao, ciao a tutti, ciao carissimi ascoltatori. Finalmente ci siamo e dove sono finita? Sono in Italia di nuovo, quindi dal fronte, proprio dal fronte ho notizie fresche, Fabrizio, per te. Oh, dici tutto. Ma prima di iniziare a parlare, facciamo come al solito, che così l'attenzione rimane proprio su quello che stiamo dicendo e soprattutto per gli italiani che come me guarderanno il programma di sera, visto che qui sono già le 10 passate. Ah, oggi hanno anche cambiato orario, eh? Sì. Qui no, ci hanno dato un'ora in più, ho potuto dormire un'ora in più. E facciamo questo esercizio che ci aiuta a buttare fuori dalla porta e dalla finestra tutto lo stress della giornata. Va bene. Sei pronto? Certo. Bene, tu ascoltatore, per favore, cerca di fare quello che ti chiedo, e poi vediamo alla fine come ti senti. Bene, iniziamo. Guarda la parete davanti a te. Facile, sì. Benissimo. Guarda il soffitto. Soffitto. Perfetto. Guarda la parete dietro di te. È la parete distante, laggiù in fondo. Ok, sì. Bene, l'hai vista? Sì. Aspetta, Perfetto, c'è una parete? Sì, c'è. Ok, allora siamo a posto. Guarda il pavimento. Bene, c'è un pavimento lì? Bene, Sì, c'è un pavimento un po' da scopare, però va bene. buono, allora l'hai guardato bene. Esatto. Ok, guarda un oggetto vicino. Ecco qua, una pinzetta. Bene. Guarda un oggetto lontano. Sì, visto. Bravissimo. Adesso guarda un oggetto colorato. Colorato, colorato. Eccola qua, una bella carta di credito colorata. Oh, bellissimo. Adesso guarda un oggetto che ti piace. La macchina fotografica. Ok. Guarda un altro oggetto che ti piace. Un altro oggetto che mi piace, il bicchiere con il caffè dentro. Oh, bene. Tocca la tua testa. C'è? Ecco fatto. Eh sì, Bene. per fortuna. Sono contenta. Coi piedi batti 3 volte il pavimento. Ecco. Bene, batti 3 volte le mani insieme. Così. Bravissimo, come va? Bene. Bene, sei un po' più presente? Sì, mi sento più con l'attenzione su di te, anche se ancora non ho capito di cosa parliamo stasera, ma va bene. Beh, infatti adesso te lo dirò. E anche tu, ascoltatore, spero che sei un po' più presente, che hai lasciato dietro le spalle un po' di stress giornaliero. Bene, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo del fatto che qualcosa si può fare. Sempre? Ti piace? Sì. No, ma volevo dire, sempre si può fare qualche cosa? Oh. Qualcosa si può sempre fare, Ok. anche quando le condizioni della vita e l'oppressione ci sembrano più grandi di noi, quando ci sembra impossibile che riusciremo a fare qualcosa, quando ci si sente piccoli, di fronte a un ostacolo che ci sembra enorme, e anche in quel caso qualcosa si può fare. Ok. E facciamo un esempio, Fabrizio. Adesso ovviamente l'esempio lo chiedo a Fabrizio, però tu ascoltatore pensaci. Ti è mai capitato nella tua vita che c'era qualcosa di veramente grosso che prima di affrontarlo ti sembrava enorme da affrontare? Sì. Bene, me lo puoi descrivere com'era prima che tu lo affrontassi?
Dobbiamo sempre scendere nei particolari personali, ma va bene. No, sì, c'è il problema del divorzio, che mi sembrava una cosa gigantesca, che come incominciavo magari ad avvicinarmi potesse esplodermi in faccia, e quindi cercavo di stare a distanza, no? Non volevo. E quindi per parecchio tempo è andata avanti che non volevo occuparmene, preferivo lasciare le cose come stavano, sbagliate, male, ingiuste, tutto quanto, piuttosto che far scoppiare un casino. Bene, e poi quando hai iniziato ad affrontarlo, questa grande oppressione o quello che per te era problema, hai cominciato a fare qualcosa a riguardo, come ti sei sentito? Beh, che stavo andando nella direzione giusta, che in effetti, sì, se vogliamo ottenere qualche cosa bisogna anche, diciamo, tra virgolette, pagare un certo scotto, no? Perché, e quindi, però, insomma, che non era così, difficile o pericoloso come mi sembrava un po' di tempo fa, ecco. Esatto, quindi quando prima che tu lo affrontassi questa situazione era più grossa di te, Era giusto? una montagna immensa. Bene, e adesso, dopo che l'hai affrontata almeno in parte, come ti sembra? Beh, che non sono ancora arrivato a dove volevo arrivare, però perlomeno adesso la sto affrontando la cosa. Bene, quindi è più una collinetta adesso, non è più una montagna. Beh, Sì, esatto. quindi abbiamo visto che giustamente qualsiasi situazione ci può sembrare enorme, noi siamo piccoli di fronte a una montagna, come Fabrizio giustamente ha detto, ma appena Fabrizio ha avuto un po' di coraggio e ha iniziato ad affrontarla, la montagna si è trasformata in una collina e probabilmente se va avanti così diventerà una pianura, giusto Fabrizio? Sì, e poi spero anche che arrivi la discesa. Ecco, e arriveremo anche a quello. Sì, devo dire Ora, anche grazie a te e ad altre persone che mi hanno dato un po' di consigli giusti, eh. bene, sono contenta. Ora, c'è una bellissima citazione di Gandhi. Io adoro Gandhi perché lui da solo è riuscito a convincere il suo popolo ad una opposizione non violenta, vincendo un'oppressione che durava da tantissimo tempo. E questa sua citazione diceva: quando cado nella disperazione, ricordo a me stesso che in tutta la storia la verità e l'amore hanno sempre vinto. Ci sono stati tiranni, ci sono stati assassini e per un po' sembravano invincibili, ma alla fine crollano. Ricordatelo sempre. Ora, giustamente è una grande forza d'animo, no? Avere Esatto. una convinzione del genere giustamente aiuta tantissimo ad affrontare anche le piccole cose della vita, che però purtroppo quando ce l'abbiamo proprio davanti non sono così piccole. Certo. E poi ci sembrano piccole. Soprattutto se non siamo da soli, se pensiamo che siamo da soli, magari io cosa posso fare, no? Se invece ci mettiamo in gruppo, allora viene un po' più fuori il coraggio, no? Sommiamo i coraggi. Esatto, prendiamo il coraggio. E giustamente, dobbiamo avere un po' di coraggio, dobbiamo anche farci sentire. Io non sto adesso, ovviamente io sono in Italia e purtroppo dal 15 di ottobre è passata questa decreto, questa legge, chiamiamola come, non so veramente se è una legge, ma non sembrerebbe, sul Green Pass per tutti i lavoratori, cosa che ovviamente in molte persone
ha fatto sorgere uno spirito di ribellione, perché è ovviamente anticostituzionale, visto che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e non sul Green Pass. Per cui ovviamente molte persone non sono d'accordo e io le comprendo perfettamente. Ci sono in piazza persone che manifestano tutte le settimane, ci sono azioni che vengono fatte e ovviamente io non voglio andare su politica o opinioni, però quello che voglio dire è che quando c'è un'oppressione e si sente. E quindi le persone giustamente cercano di fare qualcosa, ma non tutte. E su questo mi ricordo una bella citazione di Einstein, nostro amico Albert, che guarda caso non era solo un grandissimo fisico, ma era anche un grandissimo filosofo, e dice: il mondo è quel disastro che vedete non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l'inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. Bellissima, non la sapevo questa. Infatti, è proprio vero. È proprio vera, perché la verità è qua. Cioè, se indipendentemente che si tratti di un governo, che si tratti di un'oppressione personale, che si tratti di un malfattore che ci viene a casa, che si tratti di un amico che ci tradisca, del capo che ci licenzia, è comunque un'oppressione. E se tu stai lì a guardare e non fai niente per fare qualcosa, è ovvio che ti senti una nullità. Certo. E l'oppressione continua, non è che la finisce così. Sì, ma giusto? Infatti nel caso, diciamo, italiano, se posso fare una parentesi, basterebbe leggere quello che hanno approvato. Invece la televisione dice una cosa diversa da quello che è la verità. E quindi tu pensi che sia obbligatorio, ma nella legge non c'è scritto che è obbligatorio. E l'ignoranza poi ti porta a fare le stupidate, a sbagliare, diciamo. Esatto, hai detto una cosa totalmente giusta, perché? Perché giustamente quello che io ho notato, parlando con molte persone in Italia, ho girato, no, un po' di bar, un po' di ristoranti, e sinceramente quasi da nessuna parte mi hanno chiesto Green Pass, che io non ho, e ho visto proprio come le persone in generale sono abbastanza inconsapevoli dei loro diritti. Bene, questo perché la maggior parte delle persone, e mi spiace dirlo, nelle scuole non vengono insegnate né la Costituzione né i diritti civili e tantomeno i famosi diritti umani. Io ho cominciato a distribuire un po' di libretti che avevo proprio su cosa sono i diritti umani, scoprendo che le persone sono contentissime e non sapevano che avevano dei diritti. Ma, e vi leggo, ti leggo questa cosa, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, questa dichiarazione venne approvata il 30 dicembre del 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Rappresenta una tappa fondamentale per tutti i paesi nella presa di coscienza della dignità della persona umana e dell'impegno per la sua salvaguardia. I paesi membri sono obbligati ad osservare tali principi. E guarda caso, i diritti umani sono stati scritti dopo il famoso Tribunale di Norimberga, dopo le atrocità del nazismo, e ne fanno parte moltissimi paesi del mondo, tra cui l'Italia. L'Italia l'ha proprio ratificato, quindi ha detto va bene, cioè io uso, certo, lo metto nelle mie leggi. Assolutamente. Ma, e quindi questi diritti umani non sono qualcosa che è così scritto, che forse una volta c'era, ma non vengono usati. No, no.
sono qualcosa che è in uso o dovrebbe esserlo e di cui la persona dovrebbe dire: scusa, questi sono i miei diritti, sono stati sanciti dalle Nazioni Unite, l'Italia le ha approvate, non le ha ancora disapprovati. E alcuni di questi diritti, magari te ne leggi, di questi articoli sono 30, per esempio un articolo dice: tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Questo è per esempio il primo articolo. Poi ce ne sono altri, adesso cerco, scusa, magari devo avvicinare la luce per vederli, sono piccolissimi. Dice: nessun individuo può essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù. La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. Ogni individuo ha diritto in ogni luogo ai riconoscimenti della sua persona giuridica. Poi dice: nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato, quindi libertà di movimento, eccetera, 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 no? Per cui, voglio dire, se uno li leggesse tutti si renderebbe conto che molti di questi diritti stanno venendo calpestati. Alla grande. Esatto. Per non parlare della Costituzione. Allora, giustamente, come dicevi tu, quando una persona comincia a ascoltare opinioni da TV, no? Da giornali, da amici, senza osservare lui stesso, senza cercare lui stesso la sua verità, cercare di avere più dati possibili, finisce in una, quella che io chiamo, confusione mentale. Certo. Finisce l'abilità di osservazione e finisce anche l'abilità di fare qualcosa a riguardo. Ma che cosa si può fare in questo caso a riguardo, quando le persone che dovrebbero proteggere i diritti umani invece non li seguono? Cioè, dovrebbero essere arrestati, punto, minimo, e poi giudicati. Lo so, a volte sembra abbastanza dura e dire: cosa possiamo fare? Io, piccolo microbo, piccola goccia di un oceano. Questo è l'atteggiamento sbagliato, perché dire: io, piccolo microbo, cosa posso fare da solo, che sono una nullità, porta esattamente a non fare niente. Esatto, quindi? Ma la domanda che io voglio fare a te, Fabrizio, a te ascoltatore, che abbiamo visto nell'esempio di prima: come ti saresti sentito a non fare niente di fronte a quella situazione di cui mi hai parlato prima, del divorzio? Sarebbe sicuramente peggiorata. Bene, ma tu come ti saresti sentito? Sempre più schiacciato, sempre più con il problema. Cioè, non è che non stavo facendo niente. Mm-hmm. Esatto, quindi più schiacciato, l'hai detto tu stesso. Sì. Bene, questo ti avrebbe, secondo te, portato verso un tono emozionale alto o basso? No, basso, ma infatti io ho capito che dovevo agire, perché, anzi, avrei dovuto agire qualche anno in precedenza, perché ritengo che un problema prima lo vedi e prima lo risolvi e meno ti costa. E quindi l'ho lasciato ingigantirsi e adesso è più difficile aggiustarlo, sistemarlo. Bene, ti avrebbe anche portato di sicuro, questo lo puoi vedere se vuoi anche tu ascoltatore, a non affrontare altri problemi e situazioni che venivano dopo. Certo, beh, sicuramente, perché poi io, scendendo di morale, erano più un mandare a quel paese la situazione e non fare niente, piuttosto che dire: va bene, quali potrebbero essere le soluzioni a riguardo? Allora, facciamo questo. È vero. Bene. Ora,
quello che a te, se tu lo guardi, ti ha spinto a fare cominciare a fare qualcosa a riguardo, cos'è stato? Guarda quel momento lì. Cosa mi ha spinto nel momento? È che non era giusto quello che stava succedendo e non era, diciamo, una cosa di buon senso, secondo me. Da un punto di vista generale, non dal mio punto, solo dal mio punto di vista. Dal punto di vista, ad esempio, di mia figlia. Bene, quindi hai cambiato un po' idea, hai visto che magari qualcosina potevi fare, giusto? Certo, sì. Però nel caso degli italiani, ora, io è vero che non sono in Italia, ma è come se lo fossi, perché tutti i giorni cerco di fare qualche cosa per l'Italia. Questo è uno dei motivi per cui me ne sono andato dall'Italia, per essere un po' più libero di organizzare e di fare. Però mi metto dal punto di vista di tanti italiani che mi chiamano tutti i giorni e loro non sanno che cosa fare. Io è vero che sto facendo delle azioni, magari sbagliate, però mi sento attivo, no? E sto facendo qualche... Però gli italiani, sì, vanno in piazza, però non so che cosa succederà, capito? Esatto, quindi tu stai facendo qualcosa. E se ognuno di noi facesse anche una minima cosa per migliorare questa situazione, che fosse solo un dissenso, se fosse soltanto, come sto facendo anch'io, distribuire questi libretti su diritti umani, certo. Se fosse semplicemente ascoltare le persone che si sentono oppresse e cercare di far sì che lo farle un po' salire come tono emozionale in modo che comincino ad affrontare la loro vita, sarebbe sempre qualcosa e la persona si sentirebbe che qualcosa sta facendo e quello lo farebbe sentire molto meglio. E riguardo a questo, adesso ti dico cosa si potrebbe fare, cosa io ho visto che funziona. Ok. E prima ti leggo un'altra bella citazione di Gandhi, visto che questa è la serata di Gandhi, e dice: un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di cambiare se stesso. Questo è vero. Bene. Questo è vero. Questa è un'altra grande verità. Quest'uomo veramente era un grande. Eh sì. Esatto. Ora, se tu inizi a pensare che puoi cambiare e migliorare te stesso e cominci a fare qualcosa su ciò, poi viene veramente come un effetto, io lo chiamo come quando butti un sasso nell'acqua, no? Che i cerchi si allargano sempre di più. Questo coinvolge poi la tua famiglia, i tuoi amici, le persone più vicine, eccetera, eccetera. Diventa una cosa proprio che si espande e puoi aiutare gli altri, perché una volta che tu sei un po' più fuori da queste oppressioni, sia personali sia sociali, hai anche più attenzione verso altri e puoi aiutarli meglio. E una delle cose che io ho visto funzionano molto, molto bene per alzare questo tono emozionale è quello che il nostro filosofo e scienziato umanitario Erron Hubbard scrive in questo bellissimo libro che si chiama, non so se lo puoi vedere, Self-Analysi, magari si vede al contrario. No, si vede giusto. Si vede giusto? Bene, vedi, non conosco tutte le leggi dell'ottica. Comunque, in questo libro ci sono parecchie domande che una persona può farsi da solo o con un amico scambiarsene. Ecco, Lo scusa. scopo è quello di alzare alla fine il livello emozionale scaricando episodi ne negativi e mettendo in luce le cose positive. Sì, scusa se ti interrompo, ma volevo sapere che cosa vuol dire self-analisi, magari non tutti lo sanno. Self-analysis vuol dire un'analisi fatta da se stessi. Ok? Il libro descrive esattamente che cos'è,
noi ce l'abbiamo, no? Nel nostro sito, la persona lo può comunque acquistare se vuole. Assolutamente. E sarebbe un buon investimento, anche perché non costa poi praticamente nulla, ma sarebbe un buon investimento perché questo io che lo sto utilizzando da parecchi anni, ho notato come cambia totalmente il modo poi di atteggiarsi nella vita. Quando qualcosa prima sembrava una montagna, dopo aver fatto un po' di queste domande, ti sembra una mezza collinetta, e se vai avanti ancora un po' ti sembra una pianura e tu ti senti più un gigante. Allora sì che qualsiasi oppressione sei in grado di affrontarla. Giusto. E per fare quindi un piccolo esercizio, perché stasera non ho molta voglia di parlare, anche perché è tardi, penso che magari sarebbe buono fare un piccolo esercizio che è parte di questo libro. Sì. E ovviamente tu sarai la mia cavia, faremo tutte le domande che ci sono soltanto 12. Uh-huh. E una volta che le abbiamo fatte, no, se ovviamente se la persona ancora non si sente bene, bisognerebbe ricominciare da capo, dalla prima, e continuare finché la persona si sente un po' meglio. Okay. Quindi se questo non succedesse prima della fine della dodicesima domanda, ricomincerò dalla prima finché tu ti senti bene, almeno meglio. Magari chiarirò alcune cose prima di fare una domanda, in modo che siano chiare per tutti. Ti pregherei, ascoltatore, di rispondere tra te e te a queste domande, mentre io le faccio a Fabrizio. Va bene? Sei pronto? Perfetto. Assolutamente. Vediamo, molto curioso. Ecco. Allora, la parola reale in queste domande, intendiamo qualcosa che esiste davvero per te. No? Potrebbe essere solido, qualcosa con cui concordi, ok? Ok. La prima domanda è: ricorda un momento che ti sembra davvero reale? Ah, ok. Te lo devo dire? Sì, certo. Ok. Sì, mentre guidavo oggi con una mia amica, mi ero un po' distratto, lei si è messa a urlare, attento, attento, e mi sono spaventato. Quindi proprio reale. Bellissimo. La seconda domanda, c'è una parola che è affinità. Per affinità intendiamo quanto qualcosa o qualcuno ti piace, quanto gli vuoi star vicino a questa cosa o a questa persona, quanto affetto ci può essere, ok? Ok. Bene, ricordo un momento in cui sentisti della vera affinità da parte di qualcuno. Facile. Subito, come mi hai detto, come hai fatto la domanda, mi è arrivata, boom! Ah. Immagine, sì, penso forse un mesetto fa sono andato a trovare mia figlia con un mio amico, che era un paio d'anni che non la vedeva, e lei è arrivata, papi, 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 mi ha abbracciato, mi ha stretto al collo. E quindi una sensazione di affinità infinita. Ti capisco. Bene, nella terza domanda, la parola comunicazione non intendiamo solo verbale. A volte si comunica solo con uno sguardo, semplicemente toccandosi la mano, quella è comunicazione, per cui potremmo intendere sia il parlare per comunicazione, sia un'intesa di sguardi, sia un abbracciarsi, quella è comunicazione. Quindi ricordo un momento in cui qualcuno era in buona comunicazione con te. Qualcuno era in buona comunicazione con me, mia mamma. Bene, dimmi. Perché sono andato a trovarla prima che morisse, prima che stesse male male, che aveva un brutto male, e siamo andati in giro nelle strade di Genova, dove ero cresciuto, siamo andati a vedere dove abbiamo abitato per 30 anni, e veramente mi ha raccontato cose di quando lei era ragazzina, insomma, era veramente una fantastica comunicazione abbiamo avuto. Bellissimo.
Ricordo un momento in cui sentisti una profonda affinità per qualcun altro. Qua ti, però posso dirti una cosa, mi sento qua a sinistra, no? Come se la testa è più leggera. Qua a destra è uguale prima, ma a sinistra io la sento un po' più, più frizzante, non so che cos'è sta roba, però va bene. Mi sembra buono, no? Sì, 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 no, no, una buona sensazione. Ma è già da una domanda, però non volevo interromperti. Bravo che me l'hai detto. Ok, mi rifai la domanda, per favore. Certo, ricordo un momento in cui sentisti una profonda affinità per qualcun altro. Ah, io verso qualcun altro? Sì. Ah, ok. Beh, direi quando è nata mia figlia, che gli ho tagliato il cordone ombelicale. Forse sì, già mi ero innamorato. Bellissimo. Ricordo un momento in cui sapevi di star davvero comunicando con qualcuno. Ok. Quando sapevo che stavo veramente comunicando con qualcuno. Non mi viene in mente niente. Me la rifai, per favore? Certo. Ricordo un momento in cui sapevi di star davvero comunicando con qualcuno. Quindi c'era veramente una comunicazione, non era un tanto un parlare. Ah, sì, con Fabrizio, il nostro amico di Milano, che stavamo parlando, insomma, di, della situazione Italia, America, e stavamo pensando cosa si potrebbe fare, se era meglio vivere in America, vivere in Italia, e come agire. Veramente l'ho sentito molto presente, che rispondeva esattamente alle domande, io alle sue, insomma abbiamo avuto un bel ciclo di comunicazione. Ah, perfetto. Ricordo un momento in cui parecchie persone furono completamente d'accordo con te. Parecchie persone? Sì. Beh, ah. Non è che non essere centinaia, però... No, no, invece mi è arrivato proprio un ricordo. Che sì, tanti anni fa ho fatto una presentazione di un depuratore dell'acqua ed ero super spaventato e non riuscivo a parlare, avevo proprio il cuore in gola, no? Allora sono andato lì e ho detto, beh, oggi sono qua per due motivi, per presentarvi appunto, darvi le informazioni di questo nuovo prodotto che stiamo per commercializzare e poi per vedere se il mio cuore regge a questa emozione, no? Allora sono scoppiati tutti a ridere e poi sono andato avanti, ho sdrammatizzato un po'. Quindi erano tutti d'accordo. Bello! E ricordo un momento in cui fosti d'accordo con qualcun altro. Ce ne sono tante. Perché un po' di male ai denti, una mia amica ricercatrice mi ha dato un prodotto da fare per disinfettare il mio sangue e tutto il corpo e sta funzionando veramente bene, quindi questo, come è venuto in mente questo. Bello. Ricordo un momento negli ultimi due giorni in cui ti sei sentito affettuoso. Questa è tosta come domanda. Mi sono sentito affettuoso. Sì, al supermercato ho visto c'era una mamma con una bambina e quindi mi è venuta in mente mia figlia, mi è venuta in mente come avrei potuto, insomma, abbracciarla, andare in giro, fare le cose insieme a lei, quindi con molto affetto. Perfetto. Ricordo un momento degli ultimi due giorni in cui qualcuno ha sentito affetto per te. Alla mia amica Donata, che non sempre ascolta le mie trasmissioni,
però parliamo spesso, ci scambiamo informazioni, ci chiediamo aiuto l'un con l'altro. E in questi giorni lei ha fatto un corso, mi ha chiesto un aiuto per installare il software sul computer, no? E lì proprio c'era affetto. Che bello! E ricordo un momento negli ultimi 2 giorni in cui sei stato in buona comunicazione con qualcuno. Ah beh, con Nadia sicuramente, oggi siamo stati in giro per vedere un appartamento dove lei si può spostare e abbiamo parlato, insomma, mi è sembrato che eravamo veramente in una buona comunicazione oggi. Grazie. E ricordo un momento negli ultimi 2 giorni che ti sembrava davvero reale. Beh, anche adesso mi sembra reale. Quindi adesso, no, 2 secondi fa e negli ultimi 2 giorni e sono assolutamente felicissimo di stare in comunicazione con te, a fare questo programma, a fare questi esercizi come li chiami tu. Quindi sì, assolutamente reale. Mentre dietro non è per niente reale, però la comunicazione che stiamo facendo, anche se siamo a distanza, mi sembra proprio reale. Benissimo, e ricordo un momento negli ultimi 2 giorni in cui sei stato in buona comunicazione con la gente. 2 giorni buona comunicazione con la gente, quindi con più persone. Ma può essere anche con due, cioè comunque Sì, buona più persone. comunicazione. Sì, ho fatto ieri, ho fatto una riunione appunto per il progetto che sto seguendo per cercare di migliorare la situazione italiana ma anche mondiale. Siamo in cinque, compreso me, insomma, ho esposto le mie idee, i miei punti di vista e le persone spesso mi dicevano che erano d'accordo con me. Ecco, però mi succede che quando racconto la cosa, poi mi dimentico la domanda iniziale, precisamente. Ok. Va bene, hai risposto Ho perfettamente. risposto, ok. Bene, come sta andando? No, bene, sta. Cioè, ma or cioè, oramai non mi freghi più, io lo so che queste cose qua funzionano, eh? Quindi, ma già ho sentito, ecco, ad esempio, adesso la testa mi sembra più bilanciata, quindi si è alleggerita anche la parte qua di destra e quindi già mi sento meglio, cioè, è vero, cioè, ma lo so che funzionano queste cose qua, ma è per questo che io voglio farle queste trasmissioni, per aiutare le altre persone a scoprire una cosa che magari non conoscono e che possono provare a vedere se funziona. Se funziona per me, può funzionare anche per gli altri, ma non è che sono speciale. Assolutamente, hai detto una cosa corretta. Ora finiamo per il momento queste domande qui. Ovviamente, ascoltatore, spero che anche tu ti senti meglio o almeno un pelino meglio. Sono sicuro che ti senti un pelino meglio. Anche se non sei riuscito a rispondere a tutte le domande, va bene lo stesso. A volte non sempre i ricordi arrivano così veloci. Però queste domande che possono essere fatte più e più volte e di sicuro si sale sempre di più. In questo libro non le ho mai contate come numero, ma ci saranno più di 1 migliaio di domande. E la persona che riesce a farle, cosa che io consiglio tantissimo, sia da solo che con un amico, veramente ha dei guadagni eccezionali e riesce ad affrontare molto meglio la vita senza essere effetto di quella oppressione che c'è in giro e delle oppressioni purtroppo personali che possono andare da cose piccole come il brutto voto a scuola, che però non sono mai piccole nel momento in cui succedono, ci sembrano dei macini enormi, Certo. o licenziamenti, perdite di persone care. Qualsiasi di queste cose sfortunatamente opprime l'animo e quando si accumulano nella vita di una persona tendono a far sì che questa persona diventi sempre più inerte e meno combattiva nella vita. Per cui è ovvio che io cerco di diffondere quello che funziona, che ha funzionato su di me,
su molti amici, su molte persone con cui ho operato, e mi piacerebbe che anche tu, ascoltatore, ne sei parte e almeno fai una prova. In fondo non è che spenge, non è che butti via, no? Se proprio vogliamo vederlo, è molto meno di andare a mangiare in una pizzeria. Esatto. Esatto, quindi magari Fabrizio, intanto ti ringrazio di avermi invitata, come al solito. La prossima trasmissione la faremo di nuovo quando ritorno negli States, come si dice, no? Ok. Esatto, e nel frattempo faremo altre cose. Volevo semplicemente che tu spiegassi magari ai nostri ascoltatori come fare ad acquistare il libro se lo vogliono, ognuno è libero di fare quello che vuole. Certo. E anche c'è, noi abbiamo anche un sito dove, schiacciando un bottone, giustamente si possono fare tantissimi corsi gratuiti, giusto? Quindi uno potrebbe andare a dare un'occhiata e vedere se c'è qualche corso, qualche video da guardare che gli può piacere, che lo può aiutare in qualche situazione della sua vita. Intanto io mi voglio salutare i nostri carissimi, amatissimi ascoltatori italiani. Adesso sono anch'io in Italia, per chi è in Italia, perché non tutti sono in Italia, ovviamente abbiamo italiani da tutte le parti, e dai che ce la facciamo, ok? Perfetto, ne sono sicuro, e adesso mi sento anche un po' più potente per poter fare le cose che ho in testa di fare. Allora, io prima di concludere questa trasmissione volevo fare una cosa che non ho mai fatto, però stavo pensando adesso che potrebbe essere utile, e quindi vorrei far vedere alle persone, eccolo qua, proprio il sito che è www.iconsigliidilisa.it, dove ci sono, c'è un programma speciale, il numero 28, chi sei tu, questo è fantastico. Poi troviamo una piccola presentazione che è Lisa, quali sono l'ultimo programma che è uscito, no? Qui c'è veramente, qua c'è il 27 che parla di ansia e paura, e quindi è molto importante in questo periodo. E poi qua trovate tutti i programmi che abbiamo realizzato, sia in versione solo audio, sia in versione anche proprio da cliccare per andare a vederli, quindi video. Qui troviamo appunto il libro di Identis, che oggi non abbiamo parlato, però abbiamo, vedete qua, la forza del pensiero sul corpo. E quindi qua basta avere più informazioni, basta cliccare qui sopra, e qua ci dà un po' di spiegazione. Poi possiamo comprarlo per €20, e quindi lo riceveremo direttamente a casa in breve tempo. Ma poi abbiamo, vediamo dove è finito qui, eccoli qua, corsi gratuiti, clicca qui, magari faccio il bottone un po' più grande. Comunque qui andiamo a finire, ovviamente su qui che ci chiede chi siamo, adesso metto delle cose a caso per fare prima, e dopodiché ci arriva un link sulla nostra email dove ci indica il posto dove possiamo fare una ventina di corsi, mi sembra che sono gratuiti, e quindi dove ci sono tutti gli argomenti e dove noi possiamo scegliere. Magari faccio una cosa, metto qua gli argomenti principali, così uno lo sa e dice: ah sì, questo mi interessa, clicca e va a farsi il corso gratuitamente, completamente gratuitamente, seguito proprio da un supervisore. Qui c'è la fotografia, c'è il bottone e tutto quanto. E ovviamente poi qui avete l'email info@iconsigliidilisa.it, dove potete scrivere direttamente a Lisa, e quindi per fare domande, per proporre argomenti, qualsiasi cosa. Quindi saluto anche io il nostro pubblico, vi voglio dire che vi abbraccio e vi voglio veramente molto bene, perché questo progetto insieme a Lisa serve proprio per dare una mano ai miei fratelli e alle mie sorelle sparse nel mondo, perché gli italiani io li percepisco proprio come le migliori persone al mondo, e quindi se posso fare qualche cosa per darvi dei consigli, Elisa è stupenda a fare questo, cercate di metterli in pratica e scoprite da voi che funzionano.
in maniera incredibile, sembrano delle magie. Un abbraccio a tutti. Ciao.